qua, guardate che bel sorriso. Buongiorno, ti chiami? Francesca. Allora, stamattina Francesca è venuta al mercato di Cesenatico. Ti piace venire al mercato? Sì, molto. Quali sono i mercati che frequenti di più? Questo, Cesenatico. Sì. Cesenatico. Qualche volta a Cesena, però. Va bene, ho visto che hai già fatto un po' di spesa, benissimo, grazie, vieni al mercato. Ascolta, che cosa hai scelto stamattina? Facci vedere cosa hai scelto di regalo. Una maglietta di Noè. Ok, la maglietta di Noè. Allora, se hai scelto la maglietta di Noè, io vado con la domanda, ok? Sì. Qual è il veleno che è spesso associato ai vecchi merletti? Arsenico e vecchi merletti. Luca, giudichi la maglia, scegli pure il colore che vuoi, perché al mercato si vince sempre. Perfetto, grazie. Grazie. Benissimo, prova a appoggiarti, la facciamo vedere. Grazie, ciao. Ecco qua, oggi abbiamo due splendidi morosi. Allora, nome? Greta. Federico. Federico e Greta, siete venuti a prendere il vostro regalo di Natale qui al mercato di Cesenatico. Sì. Vi piace frequentare i mercati? Assolutamente. Quando posso vengo sempre. E che mercati ti piace frequentare? Poi Cesenatico. E poi? I mercatini qui di Natale. Certo. La Sagra del Tartufo, Sant'Agata. Bello, buono soprattutto. Quando c'è la cervia e basta. Ok, e te l'accompagni? Io sì, accompagno. Certo. Allora, cosa avete scelto tutte e due? Fateci vedere. Una borraccia di plastica. Ok. Per riciclo. Brava, vediamo chi l'ha offerta. Plastica. Sì, quelle che si possono riutilizzare. Lo Freddo Vincenzo, che dopo si fanno anche le spremute, non lo so, c'è scritto tutto. Sì, puoi mettere in infusione la frutta. Ecco, ho già capito tutto. Tu invece cosa hai scelto? Ho scelto una maglietta, una bellissima, t-shirt. Bellissima, che questa. Niki Lauda. Bella questa qui, Niki Lauda, che è offerta da California Route 66. Che fa i mercati anche lui a Cesenatico, Cervia. Cesena. Il Cesenatico lui lo trovate anche d'inverno, perché ricordatevi che il mercato in ottobre molte bancarelle non ci sono. Allora vado con le domande, Sabina, facile. Allora. Ah, questa la faccio a lui, perché secondo me è una domanda da uomo. È una domanda. Basta che non sia calcio. Ok, no. Chi sono stati i primi Bruce Brothers? Lo sapevo. No. Quello che ho detto è sbagliato, infatti. Allora, uno è John Belushi. Ok, vai, si stanno consultando. E l'altro, aspetta, ci arrivo. Ci arriva, eh? Ci arrivo. Abbiamo tempo, prenditi tutto il tempo. Ti dico altri film che ha fatto, però, sinceramente. Il nome è Daniel Aykroyd. Sì. Come è scritto? Perché io sì. Qua c'è scritto Dan Aykroyd. Quindi te l'hai detto meglio. Perfetto. Allora, tu ti sei aggiudicata la maglia, ma adesso lei la facciamo difficile, eh? Adesso lei la facciamo, perché lei non gli vogliamo fare rispondere. Allora, vado. Qual è lo strumento che misura l'intensità dei terremoti? Si consultano su... Cioè, diverse scale o proprio lo strumento? Qual è lo strumento che misura l'intensità? Oggetto fisico. Il sismo? Vai! Sismografo. Sì, che fa proprio così! Brava! Prendete su i vostri regali! Che spettacolo! Perché al mercato, prendi pure sulla tua maglia, prova a metterti la maglia di California Route 66 e tu stasera ti fai l'infuso e siete perfetti, potete andare, grazie! Buongiorno a tutti da Gioia Emilia Romagna, guardate che bei sorrisi, buongiorno! Oggi abbiamo mamma e figlia. Io sono la mamma, ovviamente. Non l'avevamo capito, grazie che ce l'hai specificato. Allora, siete di Cesenatico? Certo. Ecco, prima domanda, il vostro nome, così facciamo vedere. Maria. Benedetta. Ecco, prima domandina, perché venite al mercato? Perché ci sono tante occasioni e perché c'è la Sabina. Ah, grazie. Allora, per accontentare la mamma. Okay. Per fare compagnia alla mamma. Ascolta, che regali avete scelto questa mattina? Allora, gli orecchini offerti da me e il portafoglio offerto da Andrea
Sergio, commerciante da una vita. Allora, mamma, facciamo le figuracce subito, via. Facciamo la figuraccia subito, eh? Allora, questa è una domanda difficilissima. Ecco, la seconda. Allora, di storia, chi era la moglie di Ulisse? Aspetta, eh. Feodora? No. Allora, la moglie di Ulisse... Penelope, Penelope! Sì! Vi devo far soffrire un po', ma bravissima, dai. Hai vinto gli orecchini! Bravissima! Complimenti! Allora, adesso a lei gli facciamo una domanda difficilissima. Chi era il padre della teoria dell'evoluzione? Vabbè, Darwin. Brava, ma allora siete proprio promosse, vi abbiamo promosso a tutte e due, grazie di essere venuti al mercato e vi aggiudicate naturalmente il premio. Grazie, ciao! Aspettiamo domenica 6 ottobre al mercato di Cesena per dar via gli altri regali di Natale fino all'esaurimento. Regali!